Ciao a tutti e ben ritrovati da Dr. Loomis. Il video di oggi lo vorrei dedicare ad alcuni acquisti che ho effettuato nel mese di ottobre, che non ho avuto modo ancora di recensire, di mostrarvi. Quindi vorrei fare questo unboxing parlando di questi tre prodotti, anzi quattro prodotti. Sono tre cofanetti Blu-ray in 4K di tre generi diversi. Quindi abbiamo sia l'horror, abbiamo il genere bellico. E anche la commedia, un film comico, no, una commedia che mescola azione e fantascienza, insomma, andremo a vedere molto nello specifico tra poco. Io direi di iniziare subito con il film horror, ovvero il cofanetto con due film di It, questo bellissimo cofanetto in metallo che racchiude tutti e due i capitoli del remake di Andy Muschietti girato negli ultimi anni, se non sbaglio, nel 2017 e nel 2019. Abbiamo qui appunto questa edizione che ora vorrei mostrarvi meglio, togliendo il flyer, davvero una bellissima edizione uscita il mese scorso. Ecco qua, spero che in video dia lo stesso effetto che c'è dal vivo, questo effetto molto bello in metallo. C'era la paura che fosse diverso da quello distribuito da Zavi, l'edizione inglese, invece grazie a Dio non è in cartone, ma è appunto in un elegante metallo. Vediamolo da tutti i punti di vista. Ecco qua. E all'interno troviamo i due film in edizione Steelbook. Vediamo, togliamoli. Ancora non li ho visionati, quindi sono sigillati. Quindi abbiamo prima il capitolo 1. Io già posseggo le steelbook singole che hanno un artwork diverso, invece hanno utilizzato degli artwork nuovi per questa edizione. E dietro abbiamo la mano di Pennywise con il palloncino, il classico palloncino rosso. Mentre questo è l'artwork del secondo capitolo, che ha una durata secondo me un po' eccessiva. Infatti, molti criticano il secondo capitolo anche per questo: è troppo lungo e meno incisivo rispetto al primo. Un po' come è stato anche nella serie originale, dove la prima parte supera la seconda. Vediamo un attimino. Ah, poi tra l'altro l'interno c'è una specie di, non so come chiamarla, una specie di spugna, una gomma che permette appunto di non rovinare le steelbook. Molto buono. Vediamo che cosa comprende. Innanzitutto la confezione comprende appunto il cofanetto in metallo, come abbiamo già detto, poi ci sono le steelbook con il fan art originale e due poster all'interno che però appunto scusatemi ma non, per adesso non le apro, quindi non abbiamo modo di vedere il poster, ma lo possiamo vedere comunque da qui nel flyer. Questo è per quanto riguarda questo bel cofanetto di It. E quindi passiamo al prossimo cofanetto che fa parte del genere bellico, ovvero il bellissimo Full Metal Jacket, film girato da Stanley Kubrick, che era il lontano 1987, in questa bellissima, anche questa edizione Warner. Anche questa, come It, è un'edizione in 4K. Allora, andiamo a vederla più da vicino. Innanzitutto questo è il flyer dietro. E vediamo i contenuti che ci sono. Innanzitutto vorrei mostrarvi il retro del cofanetto, staccando leggermente il flyer, qui con il casco Born to Kill. Rimettiamo il flyer al suo posto, i contenuti sono chiaramente qui. E abbiamo il film in 4K, in questa Amarai, quindi qui non abbiamo la steelbook che è comunque in vendita l'edizione 4K in Steelbook, anche quella è piuttosto carina come
come artwork utilizzato, ma ero indeciso tra questa edizione e quella. Alla fine ho deciso per questo box. E qui abbiamo il retro. E abbiamo i due dischi all'interno, ovvero il 4K e il Blu-ray. Passiamo ai contenuti che ci sono all'interno di questo specie di raccoglitore con su scritto Full Metal Jacket Classic. E vediamo cosa contiene aprendolo. Abbiamo innanzitutto delle cartoline con qualità fotografica, diciamo. Sfogliamole velocemente. Ecco qua. Poi vediamo cos'altro c'è. C'è il libro, un libricino in lingua inglese con fotografie. Vediamolo velocemente. Fotografie varie, sia del film che dal set. E un po' di testo non manca mai, qui in lingua chiaramente inglese. Sono, se non sbaglio, una trentina di pagine. I numeri non ci sono, quindi non si sa, dovrei contarle. Cos'altro abbiamo? Abbiamo la riproduzione di una lettera di Stanley Kubrick con tanto di appunti. Eccola qua, vediamola più da vicino. Non l'ho ancora letta, dovrei vedere più tardi di cosa parla. In più abbiamo il poster del film. Ecco qua. Dovrebbe essere un formato a tre, il classico artwork del film. Anche questo è un bel film che spero di rivedere presto. Rimettiamo tutto a posto. Ecco qua. E passiamo adesso all'ultimo film, ovvero la trilogia di Ritorno al Futuro in 4K, era tanto attesa, finalmente è arrivata. Questo bellissimo cofanetto, il mio è quella con le steelbook. Esistono diverse versioni, quella classica cartonata, c'è poi quella con l'overboard e c'è questa con le steelbook. Cofanetto per il 35esimo anniversario in 4K, che include anche contenuti extra nuovi, oltre a tutti quelli già presenti negli ultimi cofanetti di tutti questi anni. Andiamo a vedere le steelbook all'interno. Iniziamo subito dalla prima. Questa è la steelbook del primo film, girato nel 1985. Credo che ci sia ben poco da dire per quanto riguarda la qualità artistica, quindi guardiamo soltanto per quanto riguarda le steelbook, senza dover aggiungere altro. Questo è l'interno con i due dischi, ovvero il 4K e il Blu-ray. Mettiamolo qui anche perché mettendole tutte insieme creano, diciamo, un'immagine ben più ampia. Quindi qui abbiamo invece il secondo film, girato nell'89. Il secondo e il terzo film sono stati girati praticamente insieme, sono usciti a distanza di un anno tra l'altro, 89-90. Vediamo l'interno, sempre con i due dischi, Blu-ray e 4K. Vi consiglio, per quanto riguarda la qualità tecnica, vi consiglio di visualizzare la review di Into the 4K su YouTube. Questo invece è il terzo capitolo, quello girato nel vecchio West. E qui invece abbiamo tre dischi, perché qui abbiamo anche un contenuto in più per i contenuti extra. Ripeto, ci sono anche contenuti nuovi come un dietro le quinte sul musical e tanto altro.
vediamo un attimino come sembra mettendoli tutti insieme. Mettiamoli uno a fianco all'altro in modo che si possa vedere l'effetto. Abbassiamo un pochino la telecamera. Ecco qua. Questo è l'effetto che fanno le tre steelbook messe una accanto all'altra. Molto, molto carino come effetto. Non a tutti è piaciuto, a me personalmente sì. Posseggo anche le altre steelbook classiche Blu-ray, ma queste forse mi piacciono di più. Ecco qua. Per quanto riguarda il box, un semplice box cartonato, però almeno all'interno possiamo trovare i divisori, in modo che non si danneggino una volta caricati all'interno, anche se bisogna comunque fare attenzione, perché con le steelbook c'è sempre il rischio di danneggiarle e di rigarle. Bene, terminando per quanto riguarda l'home video, mi accodo al film Ritorno al Futuro per un altro acquisto che ho fatto. Essendo uno dei miei film preferiti, Ritorno al Futuro, non poteva mancarmi un libro dedicato a questo film, ovvero questo bellissimo libro Back to the Future, The Ultimate Visual History. È un fantastico libro che ripercorre tutta la creazione della trilogia, giorno per giorno, tante curiosità, all'interno ci sono un sacco di memorabilia molto interessante che lo visioneremo adesso velocemente. Comprato per 35 euro, se non sbaglio, su Amazon. Hanno fatto anche delle edizioni per altri film come Ghostbusters, anche Indiana Jones, se non sbaglio. C'è da dire che comunque in lingua inglese, purtroppo qui in Italia non l'hanno mai tradotto. E diamo un attimo uno sguardo insieme più da vicino a questo bellissimo libro. Diamo uno sguardo. Allora, qui abbiamo l'indice chiaramente con tutti gli argomenti, diviso appunto in tre parti per ogni film. Qui abbiamo la prima prefazione di Michael J. Fox, poi abbiamo invece un'altra di Christopher Lloyd, e qui inizia la prima parte. Ci sono tantissime immagini, tantissime curiosità, varie lettere da parte della produzione. Qui abbiamo una riproduzione del flusso del film, che vedremo anche in seguito. Abbiamo Steven Spielberg, tantissime immagini molto, molto belle. Ecco qua, chiaramente andremo un po' a saltare. Qui abbiamo una riproduzione del volantino dell'orologio distrutto. Poi qua possiamo anche vedere alcune riproduzioni del casting che era stato fatto, ad esempio per il ruolo di Doc. Erano stati presi in considerazione anche tipo Jeff Goldblum, Ron Silver, Gene Hackman, tutti questi attori. Questa cosa vale anche per i personaggi di Marty e di Lorraine. Poi inizialmente era stato dato a Eric Stoltz, che vedremo in seguito. Qui abbiamo un'altra riproduzione del bigliettino scolastico firmato da Strickland per il ritardo di Marty. Vediamo un po' le cose più... è tutto interessante, però vediamo, in modo da andare un po' veloci, cos'altro contiene di particolare, davvero di ottima qualità. Qui infatti vediamo Eric Stoltz, che ha girato le prime settimane del film, per poi essere sostituito da Michael J. Fox. E qui abbiamo la famosa lettera che c'è scritto non aprire prima del 1985, scritta da Marty alla fine del film, del primo film. E qui abbiamo, vabbè, c'è questa foto che era attaccata, l'ho messa io all'interno in modo che non si perdesse, la famosa foto dei tre fratelli McFly, con due fratelli che spariscono in questa bellissima riproduzione.
E poi c'è la lettera. Luscafé. Ecco qua la riproduzione firmata da Marti. Mettiamo tutto all'interno in modo che non si perda. Andiamo avanti. Altre immagini con Eric Stoltz. Peccato che non hanno mai inserito le scene tagliate girate da Eric Stoltz sui vari Blu-ray. Chissà se avrebbe avuto lo stesso successo il film con Eric Stoltz al posto di Michael J. Fox. Qui invece abbiamo una riproduzione del libro del padre di George McFly, del suo libro di fantascienza. Andiamo avanti, qui abbiamo una foto di Lorraine e George. Andiamo avanti. Qui siamo sempre ancora al primo capitolo. E qui già si parte dal secondo film, sempre c'è il famoso almanacco sportivo. Qui abbiamo il dollaro di Biff. Bisogna visionarlo con calma perché ogni tanto si trova qualcosa all'interno, quindi tutti il lato scenico, costumisti. Qua siamo già al terzo capitolo, qui abbiamo la famosa foto con Marty e Doc vicino all'orologio. Qui abbiamo quell'altra famosa lettera, questa in 3 pagine, scritta da Doc nel lontano 1885, che perverrà a Marty nel secondo film. No, veramente molto interessante, molto bella questa edizione. Qui abbiamo Production Staff Back to the Future The Ride agli Universal Studios. E qua c'è l'ultimo commento da parte del regista Robert Zemeckis. Infine abbiamo anche il poster dello Squalo 19, un chiaro omaggio a Spielberg. Direct by Max Spielberg, il figlio di Steven Spielberg. E questo è quanto per questa bellissima edizione. Qua troviamo poi un riassunto di cosa comprende il libro. Bene, quindi il nostro unboxing termina qui. Non mancate le prossime review perché ci saranno altri nuovi arrivi che arriveranno durante il mese di novembre. Le divideremo in diversi unboxing, quindi non mancate. Ciao a tutti! Every single day.